Ecco, mettiamo che una persona faccia da mangiare. Ecco qua, mette sulla pentola, sul fuoco, accende e poi prepara il tavolo e dà da mangiare ad altri, una madre di famiglia. Mettiamo che mentre fa da mangiare è arrabbiata perché non ne ha voglia, quindi la sua energia è questa qua. Questa energia non è irrilevante per l'anima, lo è per l'ego, perché l'ego della madre dice: ok, io faccio quello che devo fare. E gli altri dicono: la mamma fa ciò che deve fare. Per l'anima non è così, perché per l'anima le uniche azioni corrette sono quelle che sono guidate da che cosa? Da un'energia fatta così, morbida, tonda, un'energia che accarezza le persone. Questa energia ferisce le persone. Lo stesso cibo cucinato in questo modo o in quest'altro modo è completamente differente per chi lo mangia. Gli studi sulla risposta dell'acqua di Emoto chiariscono molto bene questo e rinvia quegli studi lì. Comunque, semplicemente stando accanto a una persona che sparge nell'aria questo tipo di onde, che sono poi onde vibrazionali, sono le onde elettromagnetiche, chiunque intorno ne viene contagiato per risonanza e quindi ha a che fare con una sorta di veleno psichico. Quindi Rosenberg, ritornando a Rosenberg, dice: facciamo le cose solo perché abbiamo voglia di farle, guidate dall'amore, perché tutto ciò che facciamo contro voglia, in ogni caso, costituirà danno a noi stessi e agli altri. Se facciamo delle cose contro voglia, finiremo per punire le altre persone, fargliela pagare e creare intorno a noi un clima, in cui si vive molto male.